Benvenuti. Questa sera vi parliamo della riforma costituzionale e delle ragioni per cui il Movimento 5 Stelle ha deciso di votare no e invita tutti i cittadini a fare altrettanto. Parleranno il consigliere regionale Federico Valletti, che farà un'introduzione generale sulla riforma, e poi il consigliere regionale Giorgio Bertola scenderà più nel dettaglio della riforma stessa. Direi di non stare a fare tante chiacchiere e lasciare parlare i due oratori. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, grazie a Elisa, al gruppo di Abbassano e anche al gruppo di Beinasco, che insomma vedo in grandi forze, e più Sasco e Volvere e Bruino, vero, anche tutti quelli che ci aiutano a creare queste serate, perché c'è tanto bisogno di fare un po' di cultura su questa materia che è stata lasciata un pochino agli umori, no? Quindi ai sentimenti, perché è stata ampiamente politicizzata, quindi non si entra mai nel merito della riforma sui canali televisivi e su quelli che sono cosiddetti approfondimenti, ma in realtà sono più che altro show e non programmi seri che consentano di farsi un'idea. Allora, importante per capire questa riforma, oltre che a leggere o comunque farsi interpretare gli articoli, capire in che periodo storico accade, è un po' il contesto, secondo me, italiano, nazionale, ma anche internazionale, in cui questa riforma avviene. Prima di tutto ricordiamoci che circa un anno fa si pronunciava a mezzo stampa la grande banca di investimento JP Morgan, dicendo che le costituzioni dei paesi sud-europei del Mediterraneo, in particolare le costituzioni che sono nate dopo la seconda guerra in ottica antifascista, quindi creati da tutte quelle forze che si sono opposte ai regimi dittatoriali, hanno dei problemi perché non facilitano gli investimenti, non facilitano la crescita economica e quindi specialmente per la loro influenza socialista, socialdemocratica, meritano una riforma. Quindi vediamo che dopo neanche un anno questa riforma è oggetto di referendum, perché è proposta su iniziativa governativa del governo Renzi. Allora, già qui, insomma, i segnali sono interessanti, no? Poi si può dire che le due cose sono scollegate, però ci limitiamo a elencare questi fatti. Appunto, la seconda anomalia è che una riforma costituzionale di norma deve essere di iniziativa parlamentare, anche perché toccare un tassello così delicato del nostro paese merita la discussione, l'approfondimento e la coesione di tutte le forze politiche, perché si tratta di modificare ciò che regola la vita di tutti i cittadini. Quindi già la prima anomalia è che l'iniziativa in questo caso è governativa e non è parlamentare. È un governo che ovviamente non rappresenta neanche il 50% degli elettori, perché è formato innanzitutto da una coalizione molto anomala che è cambiata più volte, con persone che sono migrate da una forza all'altra. Quindi pensate ai vari Verdini e questi partiti che non si possono collocare in nessun modo se non partiti dell'opportunismo, quindi che girano a destra o a sinistra a seconda della convenienza del momento, e diciamo che non sappiamo dire a che principi di partito si può ispirare un Verdini, ma anche lo stesso Renzi, in fondo non si può dire da quale scuola di partito viene, perché non ne ha, è un estraneo all'interno della stessa cultura del suo partito. E quindi questa coalizione è stata, oltre che essere anomala, grazie al Porcellum non rappresenta la maggioranza degli italiani, perché c'è un premio di maggioranza molto alto, e inoltre un Parlamento che è stato definito illegittimo, perché è eletto con una legge giudicata incostituzionale. Quindi secondo alcuni costituzionalisti che si sono espressi in merito alla riforma,
questa, quando la legge elettorale è stata dichiarata illegittima, decadono tutti i suoi effetti, quindi decade anche la legittimità del Parlamento eletto. Quindi tutto ciò che viene in questo momento approvato passa sotto la legiferazione di questa Camera, non è legittimo. Quindi io capisco che si possano anche operare e scrivere delle leggi che hanno un certo impatto sulla vita pubblica, ma addirittura cambiare la Costituzione e andare avanti nonostante il Parlamento sia legittimo e nonostante la maggioranza, cioè una buona parte delle forze elettorali, tra cui il Movimento 5 Stelle, ma adesso vediamo anche la stessa destra di Berlusconi, magari in modo un pochino più opportunistico, che si sia spostata verso no, comunque fatto sta che questa gente rappresenta comunque più del 50% degli italiani, perché se mettiamo insieme le forze di destra per il Movimento 5 Stelle abbiamo buoni 2/3 degli italiani che sono contrari a questa riforma. Detto ciò, capiamo anche che questo influsso della finanza e delle banche ha avuto un forte stimolo. Infatti pochi giorni fa, quando noi facevamo una serata a Cumiana o ad Airasca, è uscito sui giornali che in vista della riforma tremavano i mercati finanziari, quindi c'era grossa aspettativa sul risultato di questa riforma. Non si chiede ma perché mai dovrebbe esserci tumulti, e è bello che l'annuncio stesso è stato dato da Banca d'Italia, una cosa incredibile. Quindi Banca d'Italia che entra a pari, no? In un momento così delicato dove i cittadini devono decidere. E ultima cosa molto interessante, faccio un pochino tutta la canistoria delle notizie, perché ogni volta che facciamo una serata nuova si aggiungono novità e nuove notizie. Avete visto il contesto anche internazionale, qual è? Insomma, negli Stati Uniti è stato eletto Trump, quindi si preannunciano, ecco, questa è stata la rivincita del populismo, no? Poi non stiamo a giudicare questi candidati che sono anche un pochino, diciamo, di idee magari molto lontane dalle nostre, anche perché un miliardario, insomma, non è che... non ci si aspetta mai che faccia molto gli interessi del popolo, a dispetto di quanto sia populista. Però è comunque stato un cambiamento forte che l'Unione Europea si è sentito, e quindi l'Unione Europea trema di fronte a Trump, perché tutta la classe politica che è stata legata a questo sistema, no? Quindi questo sistema euroatlantico, quindi con le relazioni, no? Clinton e Renzi che appoggiava Clinton, è un po' crollato. Infatti Renzi poi subito, da bravo italiota, direi io neanche italiano, è subito balzato, dicendo no, ma Trump è grandissimo, cioè che un momento prima invece appoggiava ufficialmente la campagna di Clinton. E oggi difatti poi, altra cosa sorprendente, sappiamo che il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione, no, per condannare la Russia perché fa propaganda, secondo loro, per dislegare l'Unione Europea. No. Quindi io vi invito a guardare i giornali e i telegiornali, dimmi dov'è che vedete, dove c'è lo spazio per la Russia che intervenga dicendo qualche cosa contro l'Unione Europea. Vedete la Russia da qualche parte che influenza l'opinione pubblica? Semmai il contrario. Solo che siamo talmente abituati a stare sotto cappello, diciamo, degli Stati Uniti e della NATO, che non ci accorgiamo neanche di questa propaganda occulta, perché tutte le notizie che hanno fatto scomodo a questo sistema non sono mai uscite. Quindi in questo contesto anche internazionale si inserisce questa riforma, che a cosa serve? Secondo me è un ultimo tentativo di un certo sistema di oligarchie finanziarie e bancarie di smantellare quel poco che resta di democratico in questi paesi, che ostacola liberi mercati e l'abolizione di qualunque regola che tuteli il lavoro, i diritti fondamentali, il diritto democratico ad esprimersi. Come vedremo, come spiegherà Giorgio, ci sono grossi problemi nel gestire poi le due camere del Parlamento con questo sistema qui, ma le stesse regioni, gli stessi consigli regionali, e quindi dare il largo praticamente agli interessi privati delle grandi corporazioni internazionali che sono state dietro questo sistema che è tuttora in piedi, ma adesso vacilla, e quindi c'è una speranza, ovviamente, però dobbiamo stare vigili, perché qualche volta quando cessa un regime di questo tipo, a volte quello che arriva non è migliore, quindi bisogna stare attenti e fare in modo che chiunque verrà a governare nel sistema successivo sia un po' meglio. Quindi partiamo da capire, insomma, nei dettagli questa riforma. Grazie.
Grazie, io mi alzerò in piedi perché non mi piace parlare da seduto. Ma l'ha detto Federico, c'è un gran parlare adesso del referendum costituzionale, a differenza di quanto accadeva fino a un paio di mesi fa, dove era un tema quasi assente, no? Anche dalle cronache dei telegiornali. Adesso c'è un gran parlare, però, l'ha detto anche lui, non c'è una vera informazione, c'è un parlare di... E c'è anche un parlare attraverso tutta una serie di slogan che rendono anche difficile entrare nel merito, ma anche perché effettivamente non è un tema alla portata di tutti una riforma costituzionale, è molto tecnico, quindi è comprensibile che molte persone non abbiano il tempo, la voglia o le capacità di informarsi veramente e si affidino a due o tre cose che sentono in giro. Stiamo notando soprattutto che a legarsi a questi slogan sono soprattutto le persone che vogliono votare sì. Sarà accaduto anche a voi qua, questa sera ci sono parecchi attivisti anche del Movimento 5 Stelle, quindi avrete avuto modo già di magari di fare dei banchetti, di provare a dare dei volantini, di parlare con delle persone, ma anche quelli che non fanno attivismo quotidianamente incontreranno delle persone sul luogo di lavoro o altro. Se avete notato, soprattutto quando si vogliono distribuire dei volantini, le persone che sono per il no sono decise, non prendono neanche il volantino. Quelle che vogliono votare sì sono difficili da avvicinare, sono ancora più arrabbiate di quelle che vogliono votare no. Ed è difficile proprio confrontarsi con queste persone, però siccome mancano adesso insomma una decina di giorni, in questo momento ci interessano molto queste persone. Ci interessano le persone che vogliono votare sì, ci interessano le persone che sono indecise, perché ce ne sono tantissime. A noi sembra strano perché noi siamo, come dire, fortemente caratterizzati politicamente, però ci sono tantissime persone che anche quando c'è da scegliere una forza politica decidono all'ultimo momento, spesse volte quando sono dentro la cabina elettorale con la penna in mano, con la matita copiativa in mano. Figuriamoci in questo caso dove non c'è da scegliere una forza politica e quindi non c'è spesso quello che spesso è anche un po' un tifo, no? Per una parte o piuttosto o per l'altra, ma c'è da scegliere di dire sì o no ad una riforma costituzionale. E allora magari cerchiamo anche di acquisire degli strumenti utili, no? Anche per magari smontare questi slogan. Quindi tra poco proverò a fare una cosa interattiva con voi, farò parlare voi e poi vedremo cosa succede. Prima però volevo fare un riassunto di alcuni concetti importanti che ha fatto emergere Federico, perché noi siamo ancora prevalentemente oggi una forza di opposizione, perché per fortuna cominciamo a governare nelle città, anche in grandi città, però tanto per fare un esempio, in tutti i consigli regionali siamo forza di opposizione, in molti consigli comunali come Orbassano siamo forza di opposizione e soprattutto momentaneamente a Roma in Parlamento siamo una forza di opposizione. E quindi ci siamo abituati a cercare di andare a studiare il merito di ciò che ci viene proposto, per capire se sono proposte in qualche modo che possono essere approvate o che in qualche modo possiamo cercare di migliorare. E lo dobbiamo fare perché se noi pensassimo solo a chi propone, basta guardarlo in faccia e già saremmo, e già diremmo no a priori, che questo magari è sbagliato, no? Quindi cerchiamo sempre di andare nel merito. E il no che diciamo a questa riforma costituzionale è sul merito e non per chi propone. Però due o tre riflessioni su chi propone vanno fatte, anche per rendere un po' più chiaro il quadro. La prima è questa. Questa riforma costituzionale non era nel programma elettorale della forza politica che, per citare Bersani, non ha vinto le elezioni ma è arrivata prima, il Partito Democratico. Nel programma del Partito Democratico non c'era né questa riforma costituzionale né nessun'altra riforma costituzionale. Quindi non c'è nemmeno la scusa di dire per Renzi che
sta cercando di attuare un programma elettorale. E sarebbe comunque una scusa, anche se ce l'avesse, perché in realtà una riforma costituzionale deve essere sempre un'iniziativa parlamentare. Lo dicevano i padri costituenti, quando parleremo di come scrivere la Costituzione, i banchi del governo devono restare vuoti, è il Parlamento che deve parlare. Qui invece i banchi del Parlamento erano pieni e quelli dei banchi del governo erano pieni e quelli del Parlamento spesse volte vuoti, perché al momento di fare il voto finale le posizioni sono uscite, è successo esattamente il contrario, però non era nemmeno nel programma di governo. Il secondo motivo è questo. Abbiamo oggi un Presidente del Consiglio che è diventato tale grazie ad una congiura di palazzo. Non ha avuto un'investitura dal corpo elettorale, è vero, non c'è oggi l'elezione diretta del Premier, ma in qualche modo quando ci sono elezioni politiche, ci sono gli schieramenti che si presentano, ciascuno di questi schieramenti ha una persona di riferimento che è potenzialmente il candidato Premier e dopo l'elezione si vede chi ha vinto. Qui sapete bene cosa è successo dopo l'elezione del 2013, Renzi è arrivato dopo appunto con una congiura di palazzo, un affare tutto interno al Partito Democratico, ha scalzato Letta e ci si è messo lui. La terza ragione, non meno importante, è quella del Parlamento parzialmente legittimo, perché la Corte Costituzionale ha detto che la legge elettorale che abbiamo alla Camera, il cosiddetto Porcellum, è incostituzionale e quindi ci sono una parte di deputati, quelli eletti diciamo con quel premio di maggioranza illegittimo, che abbiamo detto noi in realtà è come se fossero abusivi, non dovrebbero essere lì. Ma anche volendo dire che questo Parlamento può lavorare, può legiferare fino a quando non si fa una legge elettorale nuova e magari non si ritorna alle elezioni, per dare ovviamente una continuità al paese, all'Italia, è un governo che dovrebbe attenersi alle questioni di ordinaria amministrazione. Non è certamente un governo, non è certamente un Parlamento titolato a fare una riforma costituzionale. Questo Parlamento doveva astenersi dal fare una riforma costituzionale. Questo è su chi propone. Poi sul metodo ci sarebbe molto da dire, abbiamo visto una proposta fatta direttamente dal governo, una riforma costituzionale che è passata senza nemmeno un singolo emendamento delle opposizioni approvato, nemmeno uno, con delle evidentissime forzature, mentre invece stiamo parlando di una riforma costituzionale, quindi di qualcosa che dovrebbe essere comunque il più possibile condiviso. Questo era per fare una premessa sul chi propone e con quale metodo. Queste ragioni già da sole ci sposterebbero verso il no, anche prima di aver letto tutta la riforma. Però siccome noi la proposta di riforma l'abbiamo letta, l'abbiamo studiata, l'abbiamo analizzata, abbiamo anche cercato di approfondire alcune idee, parzialmente le abbiamo cambiate perché ci sono anche delle parti poco chiare che sono anche state poi interpretate via via, però siamo sicuri che la vogliamo bocciare. E allora torno a quello che avevo detto prima. Siccome abbiamo sentito dire molti slogan da chi vuole votare sì, proviamo a fare un gioco di ruolo. Faccio una domanda prima: c'è qualcuno in questa sala che ha deciso di votare sì? Potete dirlo, tanto non ci arrivo, siete lontani. Nessuno, ok. Però dobbiamo fare questo gioco di ruolo, quindi voi siete elettori del sì, voi volete votare sì. E quindi immaginate che io vi sto avvicinando e voglio dare un volantino, voglio parlare del referendum costituzionale, voglio dirvi le ragioni per cui io voglio votare no. E quindi vi chiedo di dirmi perché volete votare sì, o meglio, magari di ripetere uno degli slogan che sentite da parte di chi vuole votare sì. Chi è il primo? Il taglio ai costi della politica. Benissimo, 10 punti al cineoperatore. Poi uno per volta. Taglio dei costi della politica. Tu hai usato il verbo taglio, è giusto. Usano il verbo anche riduzione, altrettanto giusto. Avete visto cosa c'è scritto sul quesito del referendum?
c'è scritto contenimento dei costi della politica. Contenere e ridurre sono due verbi profondamente diversi. Contenere non vuol dire ridurre. Quella bottiglia, questa bottiglia contiene un litro d'acqua, ok? Vuol dire che non ce ne può stare di più. Ce ne può stare di meno, non ce ne può stare di più. Ridurre è qualcosa che appunto richiama comunque una riduzione. Però la narrazione che fanno è riduzione dei costi della politica, benissimo. Ma chi non è d'accordo con la riduzione dei costi della politica? Tutti siamo d'accordo. E adesso, se avete provato a seguire magari i confronti che fanno in TV, quelli brevi, cioè li fanno su Rai 2, no? 2 o 3 minuti per il sì, 2 o 3 minuti per il no. Quelli del sì non fanno più cifre, non parlano più di cifre. Quelli del no fanno le cifre, parlo di numeri, di numeri di risparmio. Quelli del sì dicono: ma comunque sì, effettivamente si risparmierà parecchio. Che vuol dire parecchio? Parecchio è soggettivo, no? Per una persona che è senza lavoro e non arriva alla seconda o terza settimana del mese, 1.000 euro sono parecchio. E all'interno del bilancio nazionale 1.000 euro sono nulla, no? E quindi è piuttosto vago. Renzi invece all'inizio sparava delle cifre. Quando è arrivato a 500 milioni di euro all'anno si è fermato, o meglio lo hanno fermato, perché poi sono usciti dei dati appunto dagli uffici, no? Dei dati dei tecnici, quindi non dei comitati per il no, non del Movimento 5 Stelle, ma direttamente dai tecnici, che hanno detto che il risparmio è stimato in circa 57 milioni di euro l'anno. Stimato, perché chiaramente è difficile oggi determinarlo al centesimo, perché questi sindaci e consiglieri regionali vanno a Roma, non hanno l'indennità da senatore, si portano dietro la loro indennità da sindaco o da consigliere regionale, ma comunque se vanno al Senato dovranno avere una diaria per i giorni che stanno lì, che non sappiamo di quanto è, non c'è scritto nella riforma, non c'è scritto quanto gli viene dato. Potrebbe essere di più, chi lo sa, in considerazione del fatto che non hanno un'indennità da senatore, potrebbe essere più alta, potrebbe essere anche più bassa, non lo sappiamo. Avranno diritto a degli assistenti, dei collaboratori, non lo sappiamo. Quindi c'è un grosso punto di domanda. E poi comunque è chiaro che dovranno anche essergli rimborsati i trasporti. Quindi elimineremo 215 senatori, ce ne teniamo 100 che comunque costano. E poi, siccome non sparisce il Senato, perché il Senato non sparisce, il Senato rimane tutta la macchina burocratica del Senato, che forse costa anche di più dei politici. Parliamo di funzionari, dipendenti pubblici che comunque non si possono lasciare a casa, no? Purtroppo non è come purtroppo succede spesso, chiudono le aziende e purtroppo i dipendenti stanno a casa. Qui sono comunque uffici pubblici, dipendenti pubblici, non si possono lasciare a casa così da oggi al domani. Quindi tutto quell'apparato lì rimane esattamente come adesso. Questo è il motivo per cui si va a stimare un risparmio di poco più di 50 milioni di euro all'anno, che saranno anche un risparmio, però questo lo diciamo spesso, se lo dividiamo per la popolazione nazionale viene meno di 1 euro a testa, no? Un po' come se io vi dicessi che adesso vi cerchiamo un bar fuori da qua, vi offro un caffè e voi in cambio però dovete rinunciare per sempre a scegliere i vostri rappresentanti al Senato. Dovete rinunciare per sempre a un pezzo della vostra sovranità. Non penso che nessuno è d'accordo a barattare un pezzo della propria sovranità per un caffè. Però se si vogliono fare dei risparmi su questa politica, noi siamo d'accordo, ma chi è più d'accordo di noi? Siamo in prima linea con le proposte di legge che abbiamo presentato nei consigli regionali, anche noi in Piemonte, sugli stipendi, sui vitalizi, con le proposte che hanno fatto i nostri in Parlamento e l'hanno dimostrato un mesetto fa, quando hanno detto benissimo, vogliamo ridurre i costi della politica? Votiamo questa legge e dimezziamo gli stipendi dei parlamentari. Si risparmia di più,
innanzitutto, e in secondo luogo, soprattutto, rimane la possibilità di votare, rimane la possibilità di votare i rappresentanti alla Camera e i rappresentanti al Senato, perché quello che ci vogliono togliere è fondamentalmente quello, la possibilità di votare. Poi, è chiaro, c'è anche la forza dell'esempio, perché abbiamo già applicato un taglio ai costi della politica solo con la forza dell'esempio. I nostri in Parlamento hanno già restituito quasi 20 milioni di euro. E noi nel nostro piccolo, in consiglio regionale, siamo in 8, ma in 2 anni abbiamo restituito poco più di 600 mila euro alla regione. Ma senza una legge, come? Si fa un bonifico, voglio dire, quindi è possibile farlo, no? E poi c'è un'altra cosa da dire. Non c'è un articolo della Costituzione che dica quanto devono costare i politici. Non c'è un articolo della Costituzione che dica che i politici devono costare poco o devono costare tanto. Ad esempio, sarebbe stato magari intelligente mettere un parametro, no? Sarebbe stato bello dire che lo stipendio di un parlamentare non poteva superare n volte lo stipendio medio di un operaio, no? Poteva essere un'idea. Non c'è tutto questo. Anzi, c'è un articolo, no? C'è un articolo della Costituzione che parla di soldi da dare a qualcuno. È l'articolo 36, che dice che ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro che svolge. Mi sembra attuato questo articolo della Costituzione nell'epoca del Jobs Act, dei lavori sottopagati e senza diritti? E allora il problema non è la macchina, il problema è il guidatore. Quindi forse il problema non è la Costituzione, no? Ma comunque, se si volevano ridurre i costi della politica, era possibile farlo con leggi ordinarie, è possibile farlo con leggi ordinarie, e l'abbiamo appena detto, perché non è scritto in Costituzione. Ma se si voleva agire anche sulla Costituzione per ridurre fortemente i costi della politica, bastava approvare anche l'emendamento che hanno fatto i nostri in Parlamento, che riduceva drasticamente il numero dei parlamentari: 400 alla Camera e 200 al Senato. Quanto si risparmiava? Tantissimo. Forse si arrivava a quei famosi 500 milioni di euro l'anno, però ci tenevamo alla nostra sovranità, potevamo ancora scegliere questi rappresentanti. Quindi il primo slogan, taglio dei costi della politica, si può rispondere così. È vero, è un taglio peraltro non eccessivo rispetto a tutti i costi che ci sono, perché ad esempio se pensiamo a quanto costa la Presidenza della Repubblica, costa centinaia di milioni di euro all'anno la Presidenza della Repubblica, nessuno ne parla di tutto quell'apparato. Quindi è un taglio minimo e che si poteva raggiungere con leggi ordinarie senza toccare la Costituzione e senza rinunciare a una parte della sovranità. Altri slogan? Si risparmia tempo. Si risparmia tempo, quindi possiamo dire è la semplificazione, no? Ci stanno raccontando che il Parlamento è lento, è inefficiente, e quindi abbiamo una Costituzione che non è adatta alla realtà del Paese, a fare delle leggi che servono, a portare avanti l'economia. Ma è vero questo? Siamo arrivati fino qui. La Costituzione ha quasi 70 anni, il nostro Paese è uscito dalla dittatura fascista, ci hanno dato questa Costituzione e il Paese ha conosciuto l'epoca di un grande sviluppo, del boom economico, è arrivato fino ad essere la quarta, quinta potenza del mondo, esattamente con queste regole, non con altre, col bicameralismo perfetto. E invece sta a vedere che adesso, secondo loro, se le cose non funzionano è colpa del bicameralismo perfetto, perché manca velocità, manca efficienza. Allora, uno degli esempi di semplificazione è quello. Allora, sulla sinistra, forse non ci arrivo col filo, ci arrivo. Sulla sinistra vedete l'articolo 70 della Costituzione come oggi, 9 parole. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere. Cosa significa bicameralismo perfetto?
Adesso l'articolo 70, così come lo vogliono far diventare, è quella pappardella lì. Ci vogliono circa 4 minuti a leggerlo, comprese le pause per respirare. Circa 4 minuti. Però inizia nello stesso modo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il primo fatto. Allora, per tutta una serie di provvedimenti rimane esattamente il bicameralismo perfetto. Esattamente come adesso, per la legge di revisione costituzionale, per le leggi elettorali, per quelli che riguardano i referendum popolari, le leggi che riguardano le minoranze, tutta una serie di provvedimenti hanno ancora il bicameralismo perfetto, quindi come adesso. Poi definisce tutta una serie di altri tipi di procedimento legislativo, e qui persino i costituzionalisti litigano tra di loro perché non si capisce se sono 5, 6, 7, 8, 10, no? Quindi già per dirvi la semplificazione. Però comunque in tutti i casi, o nella maggior parte dei casi, il Senato comunque può prendere in esame i provvedimenti. Se ne fa richiesta, entro 10 giorni un terzo dei membri ne fanno richiesta, il provvedimento va anche al Senato. Poi la Camera può ignorare le modifiche che fa il Senato, però comunque se il problema identificato da questi signori era il ping pong tra la Camera e il Senato, questo ping pong non sparisce, c'è ancora. Poi ci raccontano questa navetta tra Camera e Senato esagerata che blocca il paese, eccetera, eccetera, ma sono uscite delle statistiche, sono usciti dei dati che dicono che più dell'80% delle leggi che vengono approvate hanno un passaggio alla Camera e un passaggio al Senato. Di cosa stiamo parlando? Quindi non c'è un cambiamento sensibile in quello, se non che certamente la Camera ha più poteri. È una Camera che è eletta, se non cambia legge elettorale, con l'Italicum. Quindi si consegna il paese in mano e purtroppo ha una minoranza, c'è questo rischio. Quindi se ci parlano di semplificazione, non c'è questa semplificazione. E in realtà forse la semplificazione è per quello che diceva prima Federico, per far passare provvedimenti che interessano magari a certi soggetti, che non sono soggetti nazionali. Perché tanto per fare un esempio, hanno introdotto anche il cosiddetto provvedimento approvato a data certa. Per tutta una serie di provvedimenti ritenuti strategici e ritenuti essenziali per l'attuazione del programma elettorale, c'è un tempo definito. Entro 70 giorni, cascasse il mondo, questi provvedimenti passano. Quindi emendamenti, navetta Camera, Senato, si può fare quello che si vuole. Entro 70 giorni vengono approvati. Quindi, quella è una semplificazione, ma non è una semplificazione positiva. Tutto il resto è grandissima confusione, a tal punto che anche loro lo ammettono e dicono che comunque se c'è contenzioso si devono mettere d'accordo il Presidente della Camera e quello del Senato tra di loro. E comunque se non si mettono d'accordo tra di loro si pronuncia la Corte Costituzionale, addirittura la Corte Costituzionale che si pronuncia non tanto sull'aderenza di una legge già fatta ai principi della Costituzione, ma ancora prima su che tipo di passaggi deve avere quella legge. È folle, non è una semplificazione. Al nostro paese non servono più leggi, servono forse meno leggi e fatte meglio e più utili ai cittadini. È una legge fatta bene, non è una legge che passa velocemente. Le più grosse porcate che sono passate in Parlamento negli ultimi anni sono passate molto velocemente. Ok? Altro slogan? Angela. Sono anni che parliamo di cambiare la Costituzione, finalmente la cambiamo, perché dobbiamo dire di no? Questa riforma era attesa da 30 anni, era attesa da 40 anni, era attesa da 50 anni. Se non la cambiamo stavolta, non la cambiamo mai più. Non so se hanno delle notizie che noi non abbiamo, secondo cui il 5 dicembre c'è la fine del mondo. Fosse così, ce lo dicono, magari insomma ci passiamo le ultime due o tre settimane magari più in allegria, no? Però allora l'aspettiamo da anni, ma è mai cambiata la Costituzione? Quante volte è cambiata la Costituzione? Tantissime volte. Solo negli ultimi 15 anni c'è stata una grande riforma
un tentativo di riforma è un cambiamento molto grave. La riforma più grande negli ultimi 15 anni della Costituzione è quella del 2001, dove hanno modificato il cosiddetto titolo quinto, che cambia anche in questa riforma, vorrebbe cambiare, poi magari ne parliamo, una riforma costituzionale che è stata anche lì sottoposta al parere dei cittadini. E qui faccio una postilla per dire: se il 4 dicembre si vota, lo sapete perché? Perché lo prevede la Costituzione, non perché Renzi è generoso e democratico e vuole far esprimere i cittadini italiani. Si vota perché l'articolo 138 della Costituzione, siccome i padri costituenti erano piuttosto avveduti, dicevano: modificare la Costituzione è una cosa importante, allora o c'è una maggioranza qualificata dei due terzi, o altrimenti vuol dire che dobbiamo verificare se questa volontà di cambiare la Costituzione è una volontà che c'è anche nel corpo elettorale, che c'è anche nel paese. Sabotaggio. Prova? Boh, spero. Bene. La metà di prima è, secondo me, se mi sentite ancora meglio. Allora, erano anni che l'aspettavamo, no, perché sono state fatte diverse modifiche alla Costituzione. È stata fatta la riforma del titolo quinto nel 2001, è stata sottoposta alla voce dei cittadini, i cittadini l'hanno confermata. Il governo Berlusconi ha fatto un'altra proposta di modifica alla Costituzione, è stata sonoramente bocciata dai cittadini italiani. Tre anni fa, o poco più, hanno fatto una modifica significativa alla Costituzione, purtroppo, inserendo il pareggio di bilancio in Costituzione. Nessuno ha fiatato, non se ne ricorda più nessuno, non se ne è parlato sui giornali, è passata molto velocemente, non c'è stato referendum confermativo perché non si è potuto richiedere, come lo possono richiedere un quinto dei membri del Parlamento, oppure 500.000 elettori, oppure 5 consigli regionali, semplicemente perché c'era stata una maggioranza qualificata di almeno i due terzi al primo passaggio. E quindi non è vero che aspettiamo da decenni una riforma della Costituzione. Se poi si vuole modificare la Costituzione, signori, lo si può fare. C'erano delle proposte, ci sono delle proposte, delle controproposte a questo punto. Il Movimento 5 Stelle non è conservatore su questo, né sul bicameralismo, né su altro. E poi l'altro discorso è: se non la cambiamo questa volta, poi non si cambia più per almeno 30 anni. In realtà è vero esattamente il contrario. È vero il contrario, perché se dovesse vincere il no, e io penso che vincerà il no, cosa succede? Che ci si metterà tutti attorno ad un tavolo, si dirà: oh, avete provato a imporre una riforma costituzionale, avete provato a fare questa forzatura, i cittadini l'hanno bocciata, vogliamo provare a fare delle riforme costituzionali condivise, magari con un metodo diverso, mettendo sul tavolo tutte le proposte, già che probabilmente delle migliorie si possono fare, alcune le abbiamo dette prima. Se vince il no, se vince il sì, veramente sarà quasi impossibile modificare di nuovo la Costituzione. Perché, per fare un esempio, abbiamo un Senato che ha delle maggioranze totalmente ballerine e dei componenti che cambiano continuamente. E quindi, siccome a fare una riforma costituzionale ci vuole almeno un anno e mezzo, per via dei diversi passaggi che deve fare, se nel frattempo sono cambiate le persone al Senato, si ricomincia tutto da capo. E allora, per assurdo, è molto più difficile andare a modificare di nuovo la Costituzione che vince il sì, piuttosto che se vince il no, dove se vince il no non passa questa proposta di riforma, ma si può lavorare ad altre proposte di riforma, assolutamente. Altro slogan? Ce ne sono ancora due o tre buoni. Il paese resta bloccato, che è un po' come dire la semplificazione, l'altra faccia, no? È un paese bloccato, forse, per alcuni aspetti sì, però ripeto, non è colpa del bicameralismo perfetto,
ma stanno facendo anche terrorismo su questo, un terrorismo che poi è abbinato a, alle speculazioni finanziarie, perché uno sente Nardella dire, no, che se vincerà il no ci saranno problemi grossi per l'economia, aumenterà la disoccupazione e ci saranno anche problemi per le pensioni. Immaginate una persona anziana che è lì, che non è che si mette a leggere la riforma costituzionale, vede il TG, sente questo dire ci saranno problemi per le pensioni, dice questi si andava la pensione, cioè, dice mamma mia cosa succede, poi il giorno dopo apre il giornale e dice aumenta lo spread, paura sui mercati, si mettono paura e qui si punta ancora una volta sulla paura e su un paese che sembra bloccato, che sembra in crisi se vince il no. Però anche lì allora è sempre il discorso di prima, che non è la macchina ma è il guidatore, oppure peggio ancora è quasi come se una classe politica si volesse autoassolvere per come ha ridotto questo paese, dando la colpa alla Costituzione, mentre invece in passato l'Italia ha raggiunto anche dei traguardi importanti, ripeto, con queste stesse regole. Quindi è uno degli slogan più vuoti, se vogliamo, no? Altro slogan? Torniamo 30 anni indietro. Torniamo 30 anni indietro? No, perché sono qui questa. Esatto, questa Costituzione, com'è adesso, è così dal 2001, per quello che riguarda il titolo quinto, di questo possiamo parlare, ed è così dal 2013 o 2012, forse 2013 era già, quando hanno inserito il pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi non torniamo indietro di 30 anni, perché sono state fatte delle modifiche dopo ed altre si potranno fare. Importante sul titolo quinto, no? Perché poi dicono ridefinire meglio le competenze Stato-Regioni. Con la riforma del 2001 si era introdotta la potestà legislativa concorrente, no? Con lo Stato che dettava le norme di principio e poi le Regioni che andavano a legiferare nel dettaglio. E all'inizio ci è voluto un po' di tempo perché andasse a regime, no? Perché comunque c'erano e a volte ci sono ancora parzialmente dei contenziosi tra lo Stato e le Regioni per vedere fino a dove si possono spingere le Regioni a legiferare, no? E allora magari alcune leggi vengono impugnate o la Regione le modifica o altrimenti vengono impugnate e poi è la Corte Costituzionale a pronunciarsi. Qui invece nella riforma che ci stanno proponendo lo Stato si riprende molte competenze, ad esempio la sanità e le politiche sociali. Maria, ha tentato, niente, parlo così? No, non è perché un punto. Sì. Tanto mi sentite, no? Sì. Dovevo lo puntato. Non ci spaventiamo più, ho detto politiche sociali e sanità. Mi ha mandato la scossa. Anche lì non è chiaro su sanità e politiche sociali, perché il dettato dell'articolo 117 come diverrebbe non è chiarissimo, però secondo l'interpretazione prevalente sulla sanità alle regioni rimarrebbe la possibilità di emanare quelli che sono puramente degli atti amministrativi, quindi delle delibere, perché ovviamente è impossibile andare a legiferare e proprio nel dettaglio su un tema complesso come la stessa. Però la cosa più preoccupante di questa riforma costituzionale è che anche sulle competenze che sono esclusive delle regioni lo Stato può legiferare col principio, con la clausola di supremazia. Lo Stato può legiferare se lo chiede il governo secondo quello che loro definiscono come interesse nazionale. Lo Stato può passare sopra le competenze delle regioni e legiferare direttamente. Interesse nazionale, che è un po' quello che ci vogliono far passare quando vogliono toglierci anche qua la possibilità di decidere a livello locale di cose che interessano magari il territorio. Un esempio è un'opera inutile e dannosa come il TAV. Fanno una legge obiettivo nazionale che supera qualsiasi altra legge e anche l'autonomia regionale e le autonomie locali. Altro ad esempio lo sblocca Italia,
anche lì ci volevano fregare col nome, sblocca Italia, avete visto sbloccare l'Italia dopo? Hanno sbloccato qualche amico. E anche lì interesse nazionale, trivellazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è preoccupante, domani se passa questa riforma e vogliono, decidono che qua fuori c'è il petrolio, vogliono trivellare qua dietro, e il sindaco di Orbassano non può dire nulla, e la regione Piemonte non può dire nulla perché è interesse nazionale. E quindi è una parte, diciamo, è molto preoccupante anche questa della riforma costituzionale. Altre cose, altri slogan? Ascolta, ci sono molti giornali economici, ma e anche degli economisti, che sono dati certi, che qualora passasse il no, ci sono dei grossi capitali, grossi investimenti che dall'estero non arriverebbero in Italia. E questo è un dato certo. Che cosa possiamo rispondere? Possiamo rispondere che allora, secondo questa ipotesi, noi dobbiamo obbedire alle lobby straniere, dobbiamo dare, e secondo queste ipotesi, ragione alla JP Morgan, che giustamente Federico citava prima il documento della JP Morgan del 2013, che diceva che le costituzioni del sud dell'Europa non sono più adatte al contesto attuale. Ma perché poi solo in Italia? No, ma non ti sto parlando di banche, ti sto parlando di investitori esteri, non grossi. E perché dovrebbero investire se vince il sì? No, loro hanno, è un dato certo che se dovesse vincere certo, questi no. Perché dovrebbero, no? I giornali vendono queste, poi l'hai detto bene, i giornali vendono questo. Se stai vedendo le speculazioni che fanno alzare lo spread, sono all'interno di una campagna elettorale che il governo, chi vuole far passare questa riforma, fa all'interno dei confini nazionali, nel modo in cui la sta facendo, ma soprattutto fa fuori, con delle pressioni fortissime. Sarebbe da capire qual è la molla che, se vince il no, non fa fare degli investimenti, e se invece vince il sì, ci sono gli investimenti. Cosa del sì favorisce questi investimenti? In realtà non si sa. E allora anche qua sono purtroppo... La questione in se stessa della riforma. Voi cosa? Siete un paese che non volete le riforme. Questo è quello che... No, ma io poi... Ciascuno è libero di credere a ciò che vuole e di credere a cosa dicono i giornali. Quella, lo dicevo prima, è una propaganda di tipo assolutamente terroristico. Terroristico, ma dobbiamo rispondere con forza a questo. Sì. Secondo me, innanzitutto, questa riforma messa così può anche essere un test, ma gli italiani accettano praticamente qualunque riforma, anche una senza senso, perché magari poi arriva un secondo step, no? Quindi, perché prima di tutto io capisco se ci fossero degli interventi che migliorano quelli che sono riconosciuti come gli aspetti per cui gli investimenti non... Ma tanto loro lo sanno, questo che loro lo sanno, noi italiani cerchiamo tutte le cose, la buona scuola, il job art, tutte quelle robe lì, sono passate, e gli italiani alla fine li hanno accettati. Ma infatti, sì, Costantino, su questo lo sanno, che noi siamo un popolo scarso. No? Sì, però c'è una differenza. In questo paese ci stanno vendendo delle riforme come... la panacea di tutti i mali, poi non è, noi sappiamo bene che non è così, no? No, certo, ma ci sono due aspetti. Uno, che gli altri non sono passate, tutte le altre riforme di legge non sono passate dal referendum, tipo la riforma del lavoro. È vero che ha avuto tiepidi proteste, mentre invece in Francia ne ha avute molte di più. A parte che in Francia è passata lo stesso anche con le proteste, però non c'era il voto del referendum. Quindi capisci che se uno può anche protestare in strada, ma se il governo tira dritto, allora o vai con i forconi istantaneamente, se no senza violenza non lo tieni. Cioè, non voglio incitare la violenza. Però... Tra l'altro in Francia il Jobs Act è passato perché hanno lo strumento che si vorrebbe introdurre qui, del provvedimento approvato da Tacetta. Il Jobs Act in Francia è passato così, è passato esattamente così. Però visto che su questa riforma, proposta di riforma, possiamo votare, allora dimostriamogli come dici tu, non siamo un paese così scarso, e se ci propongono delle eufemismo cavolate, magari le bocciamo semplicemente, e poi
per essere un paese dove, se fosse veramente un paese dove è impossibile fare delle riforme, non avrebbero fatto, non avrebbero fatto nemmeno il Jobs Act, la buona scuola e tutte queste cose che piacciono tanto a qualcuno e non ai cittadini, e soprattutto non avremmo, come ho detto prima, nemmeno cambiato così anche radicalmente, meno per la seconda parte, la Costituzione 15 anni fa. Quindi è facile, secondo me, rispondere a chi dice così. Ma poi questi investitori, perché anche quello è uno slogan. Chi sono questi investitori? Chi sono gli investitori in generale? O c'è qualche investitore in particolare? Cioè, lo sappiamo? Questo non lo sappiamo. Appunto, bisogna vedere chi sono. Quando dicono i mercati, magari sono 3, 4, 5 gruppi di fondi di investimento speculativi, no? Che mandano la velina alla stampa e gli dicono: noi questa riforma non piace perché non possiamo fare i cavoli che ci pare con le regole dell'Italia, no? E questi qua, la stampa, siccome, ecco, qui apro una parentesi sulla stampa. Allora, quasi tutti i grossi gruppi editoriali hanno delle quote pesanti di gruppi di investimento, quindi in stampa passa quello che i gruppi di investimento vogliono, alcuni gruppi di investimento, che sono una manciata di persone, che sono i famosi 1% che possiede oltre la metà della ricchezza mondiale, che sono piccole holding possedute da 10 persone che con le scatole cinesi possiedono miliardi e miliardi e miliardi di titoli, no? Quindi questi qua hanno comprato giornali, hanno comprato TV e sono un po' ovunque, quindi l'informazione è già mediata da questa roba qua. Quindi quando esce il titolo su Sole 24 Ore, sulla stampa, su Repubblica, Mediaset, anche alla RAI tutto sommato, e poi magari capiremo anche perché, quello lì non è il volere generico della stampa, quello è proprio il volere degli azionisti che stanno dietro, quindi capite che è molto difficile orientarsi in un sistema così taroccato. Poi bisogna capire anche investire per fare cosa. Ma voi dite bene, il problema è che poi per forza di cose questo paese si informa con la televisione, si informa con alcuni, cioè la stampa, con le, se loro fanno terrorismo mediatico, perché quello stanno facendo, se passa il no succede questo, se passa il sì succede quell'altro, ma tentando di ragionare il più possibile sulla paura, perché poi sulle motivazioni è complicato per loro giustificare il sì, molto complicato. Quindi allora deve passare la cosa che più io ti metto paura, te italiano, che non succederanno una serie di cose, più tu cadi nell'incertezza. Non stai dicendo nulla che non sappiamo già. Quello che possiamo fare noi, siccome non possiamo ancora momentaneamente abbattere tutto il sistema dell'informazione e giornali e TV, è cercare di andare per strada e parlare con le persone, e lo facciamo, cercare di fare serate come questa, ognuno fa il suo. Se ognuno fa bene il suo pezzo di lavoro, forse il paese, anche col bicameralismo perfetto, lo cambiamo, altrimenti ci arrendiamo e non lo cambiamo. È una scelta. Noi anni fa abbiamo deciso che forse qualcosa volevamo cambiare, altrimenti ce ne stavamo tutti a casa, e ciascuno di noi a casa stava anche bene, quindi no, da questo punto di vista. Però è vero, cioè non hai detto nulla che non sappiamo già e che in qualche modo ovviamente non condividiamo. Cosa, che non so se è nell'elenco dei tuoi slogan, ma subito non sapevo cosa dire perché mi ha montato proprio. Ho avuto almeno tre persone che mi hanno detto: no, io voto sì perché mentre prima non mi è simpatico. Benissimo, allora una risposta è quella, oppure dicono quelli, Renzi sta puntando su questo, la cozzaglia del no. A parte che gli hanno risposto, perché ho visto l'altra sera Castagnetti del PD ha fatto un tweet e ha scritto: quelli del no li chiami accozzaglia e si offendono, li chiami coalizione e si offendono, come li dovremmo chiamare? Uno gli ha risposto e ha scritto: chiamali arco costituzionale, perché di fatto a dire no ci sono quasi tutte le forze politiche dell'arco costituzionale, perché se parliamo di forze politiche, per il sì c'è il PD nemmeno tutto, perché qualcuno è per il sì, qualcuno è per il no, qualcuno sta zitto, qualcuno è per il no ma dice che è per il sì, e poi per il sì c'è NCD,
pochi altri satelliti, tutti gli altri sono per il no. Questo non significa che vince il no per forza, perché poi ci sono fenomeni che non è impossibile incasellare così, però quella del dire voto sì perché non mi piace quello là, o voto no perché non mi piace quell'altro, innanzitutto è sbagliato, perché noi siamo per il no, no perché ci sta sull'anima Renzi, perché la riforma è sbagliata, quindi e poi dire che per il no c'è una cozzaglia è una sonora, è proprio una cavolata, e anche dire che è una coalizione, perché una coalizione cos'è? Un gruppo, è un gruppo di forze politiche che si presenta alle elezioni, non a un referendum, e va insieme, e se vince poi governa insieme. Qui non è una coalizione, perché c'è da dire sì o no a una proposta di riforma, e dire a Cozzaglia è offensivo non tanto per le forze politiche, che tanto abbiamo stomaci abbastanza resistenti, ma soprattutto per i cittadini, dire che chi dice no è dentro una cozzaglia. E poi dicevo una cavolata perché, tanto per fare un esempio, le opposizioni, qui chi dice no si sta opponendo a qualcosa, no? Le opposizioni sono per definizione eterogenee, ma per definizione. C'era il regime fascista e le forze che si opponevano erano i cattolici, i comunisti, i socialisti, i liberali, quelli del Partito d'Azione, i monarchici. Era una cozzaglia che poi si è seduta attorno a un tavolo e ha scritto la Costituzione che abbiamo oggi. Quindi dire a cozzaglia è offensivo e non è vero, no? Uno può non amare Beppe Grillo, però andare a amare la Costituzione e soprattutto non apprezzare questa proposta di riforma, andare a votare no al referendum e poi continuare a odiare Beppe Grillo, perché magari ma non sono neanche informati, cioè sì, è molto certo. Una cosa di pancia che ti dicono, poi tu mi spieghi che al di là di Beppe Grillo o delle rappresentanze politiche, la riforma, poi io vabbè, ho seguito le sessioni della Camera e del Senato, quindi le ho seguite in diretta e ho visto le dinamiche, quello che è successo, quindi in qualche contesto sono riuscita a spiegare, è una riforma fatta in fretta, fatta male, fatta passare con una maggioranza a volte anche imbarazzante sulla fiducia, cioè la riforma è qualcosa che deve unire tutti, perché è per il bene della popolazione, quindi se ci sono tante persone che non sono d'accordo, perché il bene, nessuno obietta contro il bene se è un vero bene, il fatto che ci siano tante forze che obiettano deve dare anche solo la possibilità del ragionevole dubbio. Poi ci sarà un'espressione democratica del voto, se dovesse vincere il sì vorrà dire che questa riforma, oltre ad essere voluta e condivisa dal 50+1% dei membri del Parlamento, ha anche una base nel Paese, anzi dovete ricordare a tutti che questo referendum, essendo un referendum confermativo, è senza quorum, non c'è il quorum, quindi decide chi va a votare. Purtroppo quando ci sono i referendum abrogativi di fatto decide chi sta a casa, perché chi va a votare è molto motivato, è motivato ad abrogare magari una legge, e chi non è così motivato sta a casa e di fatto decide lui, perché fa venire meno il quorum, e invece qua è senza quorum chi va decide, e quindi è importante andare a votare e non perdersi d'animo, questo è importante, anche cercare di convincere gli indecisi, no? Altri slogan, domande? Usciamo dall'Europa. Usciamo dall'Europa non è connesso a... Non è connesso a questo referendum, nel senso che nel quesito referendario, e quindi di conseguenza nel titolo della legge, della proposta di riforma, non c'è l'uscita o la permanenza nell'Europa. La riforma contiene un rafforzamento, se vogliamo, o meglio, un chiarimento della funzione che ha l'Italia all'interno dell'Unione Europea, cioè prende atto di qualcosa che c'è già, no? Perché l'articolo 117, così com'è,
parla di organismi comunitari, eccetera, eccetera. Il nuovo articolo 117 fa proprio riferimento all'Unione Europea, no? E quindi ufficializza anche un po' una perdita di sovranità che in realtà abbiamo, no? Che abbiamo ceduto, no? Nel senso che le leggi si fanno anche rispettando il contesto delle norme dell'Unione Europea. Però se non passa, rimane come adesso, che comunque siamo inseriti in quel sistema. Poi l'uscita eventuale da, o dall'euro o dall'Unione Europea passa attraverso altri provvedimenti che sono molto più complicati di questa riforma costituzionale. Quindi, diciamo che così. Tutti questi slogan dicono molto di più su chi la vuole che non la riforma stessa, cioè nascondono i timori di chi invece la vuole. Quindi usciamo dall'Europa, ma in realtà non usciamo dall'Europa delle leggi, della collaborazione con i paesi, ma magari diamo un segnale appunto all'Europa delle banche, all'Europa dei mercati finanziari, che gradisce questa cosa. Quindi c'è un'Europa e un'Europa, insomma, ci sono due Europe diverse. È la stessa cosa che dice il Movimento. Quando diciamo che mettiamo in discussione l'Unione Europea, intendiamo questa fatta così, non l'Unione Europea in generale. Esatto, è sempre il discorso del guidatore e non della macchina, e non della macchina, lo stesso discorso. Lo slogan che sentiamo più spesso, che non è ancora venuto fuori questa sera, è cambiamento. Ah sì, perché votiamo perché bisogna cambiare, però senza aggiungere altro. Cambiare cosa? Cambiare come? Perché cambiamento è una parola, si stanno appropriando dei nostri temi, cambiamento, costi della politica, eccetera, eccetera. Però dietro gli slogan non c'è nulla, perché noi cerchiamo di portare avanti il cambiamento, però abbiamo sempre detto non va bene questo, proponiamo qualcos'altro. Qui dicono cambiamento in generale, no? Un po' come se io a casa avessi la lavatrice che non va e cambio l'aspirapolvere. E dico è per cambiare, un cambiamento, no? Bisogna andare a lavorare su quello che non funziona. E allora com'è il cambiamento? È un cambiamento in meglio o un cambiamento in peggio? Allora, se troviamo insieme un solo articolo, una sola parte di questa proposta di riforma che vi aggiunge un diritto, allora si può parlare anche minimamente di cambiamento in meglio, ma non c'è. Anzi, l'aspetto più rilevante, soprattutto col fatto che non votiamo più, non voteremo più per il Senato, è che ci stanno togliendo una parte di sovranità, per sempre. E l'hanno già fatto, Pensate alle province, no? Ci hanno detto spariscono le banche, non sono più le province, spariscono le province. Le province ci sono ancora, dopo soli 24 anni che ci avevano pensato, hanno anche istituito le città metropolitane, eppure i soldi non ci sono più, perché ci sono delle competenze vuote, senza soldi. Però ci sono state delle elezioni per la città metropolitana. Chi ha votato per la città metropolitana? Ha votato Marcello, ha votato Sean, ha votato Elisa, ha votato Eusebio. Perché hanno votato loro e no? Ha votato Angela, perché loro sono consiglieri comunali, perché è diventata un'elezione di secondo livello. Abbiamo persone che abbiamo eletto noi, sì, che a loro volta eleggono altri, però abbiamo rinunciato a quella parte di sovranità. Poi, per carità, sono state elette, almeno nel Movimento 5 Stelle, delle ottime persone come Elisa, come Anna Merlin, come Dimitri De Vita, come Marco Marocco e tutti quanti, benissimo. Però a quella parte di sovranità ci hanno fatto rinunciare. Allo stesso modo rinunciamo a un'altra parte di sovranità rinunciando a votare per il Senato. E allora quello non è un passo indietro, non è un passo avanti, è un passo indietro, perché non va verso il futuro. È più vicino a un passato dove non si votava, dove ad esempio i senatori entravano per censo, no? E quindi se parliamo di cambiamento, di sicuro ci sono delle cose che cambiano se vince il sì, delle cose che cambiano questa cosa qua, però non è secondo noi assolutamente un cambiamento in meglio, assolutamente. Poi possiamo anche parlare della nostra attività, no? Perché il Senato diventa un organismo abbastanza strano, con 100 persone, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 persone nominate dal Presidente della Repubblica.
e questa è già la prima anomalia, perché 5 persone su 100 sono un vero e proprio partito politico, sono il partito del Presidente della Repubblica. E tra l'altro, visto che ci fregano sempre con le parole, lo vogliono chiamare Senato delle Autonomie Regionali, non si capisce cosa abbiano a che vedere queste 5 persone con l'autonomia regionale, visto che sono nominate dal Presidente della Repubblica, sono fedelissime del Presidente della Repubblica. A parte che non si capisce nemmeno perché si deve chiamare Senato delle Autonomie Regionali se, come abbiamo visto prima, le autonomie regionali non esistono più. Quindi, però, non si capisce cosa fanno queste 5 persone. E sono decisive, perché innanzitutto durano in carica 7 anni e non 5 come le altre, e poi in un sistema in cui per forza di cose ci saranno delle maggioranze ballerine, perché ogni anno cambia la composizione del Senato, perché le regioni non vanno al voto tutte nello stesso anno, quindi mano a mano che si rinnovano i consigli regionali ci sono dei senatori che cambiano, e quindi siccome di volta in volta nelle regioni, magari anche in regioni grandi che esprimono un certo numero di senatori, come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, altre, possono anche cambiare sensibilmente le maggioranze. E quindi 5 persone blindate del Presidente della Repubblica, e quindi di fatto come verrà eletto Presidente della Repubblica blindate dalla maggioranza, sono decisive nell'economia del Senato, no? Erano già decisive uno o due senatori a vita anni fa che li portavano in braccio a votare, uno o due su 315, figuriamoci 5 su 100 come possono essere determinanti se sono, fanno un zoccolo duro per la maggioranza. E poi pensando a quella che è l'attività mia, di Federico, dei nostri colleghi, è abbastanza assurdo andare al Senato. Noi per quella che è la nostra attività non possiamo pensare di fare bene i consiglieri regionali e fare bene i senatori. Siamo impegnati tutta la settimana, sedute di commissioni, di aula, riunioni, approfondimenti, non possiamo pensare di passare due o tre giorni una settimana a Roma, oppure una settimana al mese a Roma, è impensabile, non sarebbe nemmeno serio, sembrerebbe anche un po' di tradire i nostri elettori che ci hanno votati perché noi ci occupassimo della nostra regione. Pochi giorni lavorativi al mese, allora un Senato, fammi dire, abbastanza silente, no? Abbastanza inutile. Innocuo, esatto, innocuo, che magari, ad esempio, per quei famosi provvedimenti per i quali deve richiedere l'esame il Senato entro 10 giorni, magari è un Senato che lascia decorrere i termini, e questo è facile che accada se la maggioranza al Senato è la stessa che c'è alla Camera, che in qualche modo lascia andare, no? E quindi a maggior ragione se è difficile per noi consiglieri regionali fare i senatori, immaginate come può esserlo per un sindaco di una grande città. Dico di una grande città perché, essendo che vanno in Senato 21 sindaci, quindi sono uno per regione, poi c'è uno per la provincia autonoma di Trento, uno per la provincia autonoma di Bolzano, già quello è un po' assurdo, però se sono uno per regione uno immagina che siano sindaci di grandi città, non è difficile che vada il sindaco di Bruino o di Cusano, sì. Esatto, magari no? Va un sindaco di una grande città, e quindi abbiamo visto com'è gravoso il compito di un sindaco della grande città. Basta vedere Chiara Appendino, che è diventata sindaca di Torino, ha vinto in automatico il pacchetto della città metropolitana, così i bonus, no? E poi dovrebbe anche ipoteticamente, se ce la mandano per il PD, andare a fare il senatore a Roma. Francamente è impossibile. Poi fanno anche dei paragoni abbastanza assurdi, perché hanno fatto paragoni col Bundesrat tedesco, che paragoni che non stanno in cielo né in terra, no? Perché innanzitutto il Bundesrat tedesco è una cosa seria, perché le autonomie sono una cosa seria in Germania, che è uno stato federale, quindi i Länder, le regioni tedesche, hanno delle vere autonomie. E poi perché questi rappresentanti delle regioni all'interno del Bundesrat non si aggregano per forza politica, perché sono dei membri dell'esecutivo della regione e vanno a questo Bundesrat, quindi si aggregano per territorio, non per forza politica.
e i membri di una stessa regione votano allo stesso modo, addirittura c'è una sorta di vincolo di mandato, no? I rappresentanti della Baviera votano tutti allo stesso modo e non c'entra assolutamente niente con questo pasticcio che vogliono fare qua. L'esempio forse che può essere lontanamente simile è quello della Francia, dove per quello che il Senato francese c'è anche lì un'elezione di secondo livello, però la base elettorale è molto più ampia, perché non votano solo i consiglieri regionali ma anche tutti i sindaci, quindi sono scelti da un numero molto più alto di rappresentanti, c'è una copertura molto migliore anche di quello che è l'elettorato, perché poi tra l'altro c'è una parte che lasciano al buio in questa riforma, che ci chiedono di accettare così, è il meccanismo col quale vengono scelti questi senatori, perché l'articolo 57 è un po' come se contraddicesse da solo, no? Perché al primo comma dice che vengono scelti dai consiglieri regionali con metodo proporzionale e poi il comma 5 dice che vengono scelti con, in conformità con le scelte operate dagli elettori in occasione del rinnovo dei consigli regionali. E ci stanno raccontando, per farci stare tranquilli, ci stanno dicendo ma li sceglieranno i cittadini, perché alle regionali ci saranno due schede, su una sceglierete il candidato presidente, la lista che vi piace e i consigli regionali che vi piacciono, nell'altra direte, segnerete il nome delle persone che volete mandare al Senato. Però questo non c'è l'anno dopo, ma che non c'è ancora, non c'è nemmeno la proposta. Ma anche se ci fosse la proposta di legge, intanto non la approvano dalla prima 4 dicembre. E poi, sapete meglio di me, le proposte di legge nascono in un modo e poi all'esame delle Camere diventano tutt'altro. Quindi quello che stanno raccontando è qualcosa a cui si può credere o no, non è un fatto e non è qualcosa presente nella riforma costituzionale, quindi non è qualcosa che sarà presente all'interno della Costituzione se dovesse vincere il sì. Punto interrogativo su come vengono scelti i senatori. Hanno fatto una simulazione, è una slide diciamo fisica che porta Siviglia nel tour che stiamo facendo a livello nazionale, una simulazione fatta da un collaboratore parlamentare, hanno calcolato che fotografando la realtà di oggi delle regioni, il PD avrebbe una stragrande maggioranza e guarda caso il Movimento 5 Stelle porterebbe 5 senatori. Io ho fatto una stima un po' diversa, secondo me sono di più, però secondo me sono poi 7 o 8, ma quindi non cambia la sostanza, da 5 a 8 non cambia la sostanza, però quello è. Quindi è quella l'intenzione, quindi di avere o un Senato che diventa che sta zitto e non disturba, no? Perché comunque il bicameralismo per molte cose è perfetto, per molte cose non lo è più, è un sistema sbilanciato a favore della Camera, oppure è un Senato che se c'è una maggioranza diversa alla Camera cerca di mettere il più possibile bastone tra ovviamente, no? Sì, diciamo che le possibilità sono che il Senato pasticci sulle, cioè crei delle discordanze con la Camera, comunque rende difficile legiferare sulle materie per cui sono previste le due Camere, quindi quelle leggi lì si arenano e non succede nulla, e il rischio è che prevalgano la Camera molto forte oppure di nuovo un abuso di decreti da parte del governo, che quelli sì sono veloci, e però non c'è più un ruolo delle due Camere abbastanza forte, abbastanza snello per quanto si dica, perché c'è uno schemino anche dei tempi, non so se avevi detto. Stragrande maggioranza vengono approvati. Sì, cioè che su adesso la sedicesima legislatura, che questa è la penultima, la penultima. Su 370 leggi o progetti, 301 sono passati con due letture, quindi Camera e Senato, e solo 45 con 3, 12 con 4 letture, solo 3 con più di 4 letture, quindi insomma mediamente diciamo che in pochi mesi le leggi escono quando sono fatte bene. Quindi non è un problema di ping pong tra Camera e Senato.
Senato, come abbiamo detto prima, poi anche sulla velocità, che è il tema che sollevava la ragazza che adesso non c'è più, già adesso governano per gran parte con decreto, per decreto legge, fiducia, decreto legge, addirittura di PCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche quello è molto abusato. Quindi in realtà, cioè, la velocità quando vogliono c'è, no? Poi magari se si devono fare delle leggi un po' serie, allora lì ci vuole un po' di tempo, anzi le fanno un po' marcire, no? Legge Boccadutri, legge Fornero, altre sono passate velocemente. C'era forse una scusa, sì. Ragionando per assurdo che le prossime elezioni politiche vinca il Movimento 5 Stelle, con la nuova legge Camera fortemente a vantaggio nostro. Se il Senato, approvando il sì, diventasse poi una cozzaglia di PD, eccetera, quindi tutta un'altra parte, sarebbe il paese bloccato, perché il Senato potrebbe bloccare gran parte delle leggi. Può mettere sicuramente parecchio il bastone tra le ruote, la Camera comunque ha più competenze, per esempio il Senato non, un'altra cosa importante, non darà più la fiducia al governo, no? Solo la Camera darà fiducia al governo. Quindi un governo che può rimanere in piedi, no? Ovviamente grazie alla Camera, e può mettere parecchio il bastone tra le ruote. Oppure alcuni rovesciano il concetto, no? E dicono, ma se non cambiano l'Italicum, se non cambiano l'Italicum, perché ovviamente l'Italicum è figlio del 40% preso dal PD alle europee. Lui si è fatto due conti e ha detto, benissimo signori, mi hanno consegnato in mano il paese. L'Italicum io amico, chi si è visto si è visto. Adesso sta cominciando un po' a ragionarci, no? Perché se il PD oggi non è in grado di arrivare al 40%, se c'è il ballottaggio rischia fortemente. Però alcuni rovesciano il concetto e dicono, ah vabbè, ma non vi piace se il 5 Stelle vince la Camera, vince le elezioni, la Camera domina, governa e fa quello che vuole, no? Però non è una motivazione, perché ti va bene una volta che vinci, no? E la volta dopo? Quindi se il sistema elettorale non va bene, non va bene, no? Perché altrimenti per estremizzare un po', sarebbe un po' come dire mi piace la dittatura se il dittatore sono io, però non è così, no? A parte che poi i dittatori hanno fatto tutti una brutta fine, quindi anche fare il dittatore va avanti, va bene finché va bene. No, però le leggi potrebbero passare in ogni caso o sarebbero bloccate quasi tutte? Sì, passa. Con due passano comunque. Passano comunque a Camera e Senato con dei pesi diversi e con delle caratteristiche diverse che sono elencate qua, diverse a seconda della tipologia di provvedimento legislativo. Molti rimangono col bicameralismo perfetto, come adesso, se parliamo di leggi costituzionali. Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per la legge che determina l'ordinamento legislazione elettorale e organi di governo, eccetera. Per assurdo, un'altra cosa carina, che questi consiglieri regionali o sindaci vanno in Senato, si occupano marginalmente purtroppo di leggi che riguardano le regioni o se ne occupano in modo che poi magari non può veramente incidere, però per assurdo diventano legislatori costituzionali. Cioè, questo è un controsenso, no? Mentre tutti gli altri tipi di provvedimento ne elencano una serie, tra l'altro a parte la brevità, ci sono degli articoli della Costituzione che sono anche più lunghi, no? Della Costituzione attuale, però sono di facilissima lettura. E non è casuale, era un obiettivo preciso, quello di avere una Costituzione facilmente leggibile, ci avevano lavorato per quello. Questa modifica, come le altre, hanno tutta una serie di rimandi, quindi per leggerlo, per recitare questo articolo ci vogliono 4 minuti, ma per andarti a leggere tutti i rimandi che si fanno, ci va circa un quarto d'ora e ripeto non è facilissimo. Non a caso Zagrebelsky ha detto che, cioè, se vince sì lui rinuncia, ovviamente ha esagerato, però dice rinuncio a insegnare diritto costituzionale perché non lo capisco.
capisco più, no, non so cosa dire, no? Perché effettivamente sull'interpretazione di quell'articolo ci sono opinioni diverse tra i costituzionalisti, e non dovrebbe essere così, perché insomma le parole di solito dovrebbero raccontare come funzionano le cose, specie se stiamo scrivendo, se stiamo parlando delle regole fondamentali e non di una legge che va a normare qualcosa di dettaglio, no? Perché ci possono essere varie interpretazioni, questa è la Costituzione. Okay. E parliamo anche L'immunità, non abbiamo detto, questi senatori avranno l'immunità parlamentare, perché in qualche modo adesso la Camera e il Senato c'è, hanno detto cambia il Senato, mandiamo i sindaci ai consigli regionali, però dobbiamo dar loro l'immunità parlamentare, come ce l'hanno i deputati. Premesso che noi assolutamente, ma posizione nota, non siamo a favore dell'immunità parlamentare, perché un conto è l'insindacabilità, che è una forma giusta di tutela, non si deve essere perseguiti per cose che si dicono nell'esercizio delle proprie funzioni, del proprio mandato elettorale, giusto Lisa, dico l'altro sindaco, no? Che se io faccio un'interrogazione e faccio delle affermazioni dentro un'interrogazione, rientro in una certa insindacabilità, no? Quindi non possono minacciarmi una querela che non è mai arrivata, no? Perché è successo questo. Allo stesso modo i nostri parlamentari fanno degli interventi molto duri, dicono cose durissime, è giusto, e non possono essere insomma perseguiti per quello che dicono. Quella è l'insindacabilità, altra cosa è l'immunità parlamentare. E allora danno l'immunità parlamentare ai nuovi senatori, ovviamente anche, no? Quindi sindaci e consiglieri regionali. E lì si crea una situazione un po' assurda, no? Perché poi come si fa a stabilire se una di queste persone commette un reato, se l'ha fatto nell'esercizio delle funzioni di senatore o se l'ha fatto nell'esercizio delle funzioni di consigliere regionale? Il confine è sottile, è molto difficile da stabilire, no? Cosa diciamo? Se ha commesso un reato a Roma era senatore, se l'ha commesso a Torino era consigliere regionale? È un po' assurdo, e quindi è, come dire, in automatico diamo l'immunità parlamentare a queste persone, in generale, per tutto. Un po' il rischio che magari si vadano anche a mandare delle persone al Senato per dare loro l'immunità, forse, no? E poi si crea una situazione anche un po' paradossale con dei consigli regionali nei quali siedono una a fianco all'altra persone che hanno l'immunità parlamentare e persone che non ce l'hanno. E quindi anche questa insomma, è una cosa, è un po' pasticciata, diciamo. Quantomeno pasticciata. Se non ci sono altre domande. Scusa, solo una cosa. È vero che ci sono delle incompatibilità con le regioni statuto autonomo? Sì, qui hanno creato un problema che sarà difficilissimo di risolvere. L'unica curiosità, spero che vinca, no? Vince, no? Se vince sì, sono curioso di vedere come la risolvono. Perché? Allora, gli statuti delle regioni statuto speciale prevedono l'incompatibilità tra il ruolo di consigliere regionale e quello di senatore. E uno dice, vabbè, che c'entra, lo statuto di una regione può essere superato con la Costituzione. Lo statuto della regione Piemonte, in confronto alla Costituzione, vale un po' come la carta nella quale avvolgete il parmigiano, no? Perché la Costituzione è una fonte di grado superiore rispetto allo statuto regionale. Peccato che però gli statuti delle regioni autonome, delle regioni statuto speciale, sono essi stessi delle leggi costituzionali, e quindi non li posso modificare così. Non posso né dire che la Costituzione li supera, perché sono leggi costituzionali, quindi come se fossero Costituzione, e non posso nemmeno dire che li modifico così, no? Recepisco il nuovo dettato costituzionale e li modifico, perché essendo leggi costituzionali devono seguire tutto l'iter di approvazione delle leggi costituzionali, quindi le varie letture e addirittura magari anche il referendum. Per cui si crea una situazione in cui senatori, o meglio, queste regioni, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto, Valle d'Aosta, devono mandare dei rappresentanti al Senato, però non possono andare al Senato perché sarebbero incompatibili,
però se non c'è un Senato che può votare perché mancano di fatto queste persone, non può nemmeno passare una legge costituzionale che va a modificare quegli statuti. Cioè è un vicolo cieco, sono veramente curioso, se mai dovesse vincere sì, sono curioso di vedere come lo risolvono, perché è un pasticcio non indifferente, secondo me non ci hanno pensato prima, nel senso chi ha scritto la riforma secondo me non ne ha tenuto conto, e sinceramente è venuto fuori ultimamente, almeno io questa cosa la so, ho iniziato a fare le serate a settembre, però questa cosa la stiamo raccontando noi da un paio di settimane, e anche io l'ho dovuta approfondire perché non ci avevo pensato che le leggi, che gli statuti delle regioni statuto speciale sono leggi costituzionali, quindi si è creata un po' questa situazione. Per il resto, nonostante allora io ho partecipato all'evento di apertura della campagna del tour nazionale del Treno Tour ad Aosta, e i valdostani sono incavolatissimi anche loro con la riforma costituzionale, però in realtà, a parte questo pateracchio, le competenze delle regioni statuto speciale non sono veramente toccate dalla riforma, sono più le altre regioni che sono danneggiate, però sono incavolatissime anche loro. Volevo solo far notare una piccola cosa, che un'amica che sta in Francia ha ricevuto la famosa letterina per gli italiani all'estero, no? E allora me l'ha mandata e ho letto una perla praticamente, che c'è scritto tra vari effetti di cui abbiamo già parlato: elimina gli enti inutili come il CNEL con un risparmio di un miliardo di euro, che è il computo da quando esiste il CNEL, però messo così sembra che sia risparmio in un anno. Seconda cosa, dice, per zero leggi approvate, poi aumenta la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica, tutelando così le minoranze, e garantisce più poteri alle opposizioni. Gli italiani all'estero hanno ricevuto questo. Guarda, si sta rivelando un po' un boomerang, perché alcuni italiani all'estero hanno detto: non ci considerate mai, adesso ci mandate la lettera. Però ad esempio l'abrogazione del PNL è un po' la ciliegina sulla pizza di fango, perché più o meno penso che tutti possiamo essere d'accordo con l'abrogazione del PNL. Questo forse è uno dei motivi per cui era meglio magari spacchettare il quesito, fare diverse domande. Però anche lì, se vince il no, domani magari tutte le forze politiche sono d'accordo a modificare la Costituzione per abrogare il PNL. Del resto l'hanno già smontato, perché purtroppo, essendo un organismo di rango costituzionale, essendo previsto dalla Costituzione, per abrogarlo devi modificare la Costituzione, non puoi fare diversamente. Però l'hanno abbastanza neutralizzato negli ultimi anni, perché in realtà non ha mai funzionato troppo, perché per assurdo il PNL ha anche l'iniziativa legislativa in termini in materia di economia e di lavoro, però non ha mai funzionato molto. Però anche lì, metti che lo abroghiamo, non è l'interruttore acceso spento dal punto di vista dei costi, perché anche quello è un organismo che ha dei dipendenti pubblici che in qualche modo, alcuni magari gradualmente, che so, vanno in pensione o qualche scivolo o altro, e altri saranno dipendenti pubblici che comunque vengono ovviamente ricollocati. Sicuramente un risparmio a abrogare il PNL, o è anche la presa d'atto di un organo che non serve più, che forse non è mai servito, però il risparmio non è quello lì, ecco, diciamo. Poi forse funzionano ancora meglio certi slogan, e più ci si allontana dall'Italia, no? Per cui se uno non vive qua, che non sa, però c'è l'ultimo sui referendum, che viene, cioè sulla proposta popolare in cui vengono innalzate le firme, ma si danno tempi certi per la discussione. Sì, allora i tempi certi per la discussione sono demandati a leggi ordinarie, quindi non ci sono oggi. Poi ovviamente le leggi di iniziativa popolare possono essere approvate o no, le hanno sempre bocciate tutte.
anche perché hanno una caratteristica la legge di iniziativa popolare, sia al Parlamento ma anche in regione, anche, è possibile anche fare le leggi regionali di iniziativa popolare se si raccolgono le firme, hanno la caratteristica di non poter essere emendate, quindi le deve approvare così come sono in blocco. Quindi spesso succede che vengono assorbite, viene scritto un provvedimento nuovo che poi magari viene emendato, sul quale si può lavorare, e quelle vengono bocciate. Però comunque è importante la legge di iniziativa popolare, perché in qualche modo i padri costituenti hanno riconosciuto ai cittadini l'iniziativa legislativa, hanno detto: voi cittadini italiani potete proporre leggi e potete abrogare delle leggi che magari non vanno bene. Ci hanno lasciato queste due facoltà molto forti. Purtroppo oggi per proporre una legge di iniziativa popolare bastano 50.000 firme. La riforma costituzionale le porta a 150.000, quindi triplica il numero di firme necessarie. C'è poi un'altra modifica che riguarda il referendum, che abbassa il quorum, ma solo se si raccolgono più di 800.000 firme. Allora, se si raccolgono 500.000 firme per chiedere il referendum abrogativo, il quorum rimane quello di adesso, quindi il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Se invece si raccolgono 800.000 firme, in qualche modo si dimostra che c'è un consenso anche popolare più ampio per il referendum abrogativo, il quorum non è più il 50 più 1% degli aventi diritto al voto, ma il 50 più 1% di quelli che sono andati a votare alle ultime elezioni politiche per la Camera dei Deputati. Quindi diciamo è un 50 più 1% del 60%, 65%, ma solo se si raccolgono più di 800.000 firme, che se vogliamo può avere un senso, però il tavolo rimane zoppo, perché da questa parte ci aggiungono quello, dall'altra parte ci aumentano il numero di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi un po' bastone in carota, no? E poi c'è un riferimento vago. Non ho mai raccolto firme, è difficile raccogliere 800.000 firme. Ci vuole un'organizzazione per raccogliere 800.000 firme. Poi dipende il tema, dipende il tipo di mobilitazione. Per il referendum dell'acqua pubblica furono raccolte più di 1.400.000 firme. Esatto. Poi c'è anche quel discorso lì. Purtroppo, per quanto riguarda i cosiddetti referendum sociali, quelli per cui abbiamo raccolto le firme mesi fa, quello contro lo Sblocca Italia, contro Jobs Act, la scuola, eccetera, non si è raggiunto il numero minimo di firme necessarie, non si è raggiunto il quorum di 500.000 firme. Le ragioni possono essere varie, un po' il periodo dell'anno, un po' perché essendoci molte proposte di referendum, c'era anche un tempo tecnico lunghissimo per firmare tutti i moduli. Non è facile raccogliere più di 500.000 firme, anche perché raccogliere firme per un referendum richiede un lavoro mentre lo fai, perché comunque devi avere dei pubblici ufficiali ad autenticare firme presenti sul posto, e poi c'è un grosso lavoro dopo di certificazione delle firme, di raccolta dei certificati elettorali dei sottoscrittori, e quindi fisiologicamente alcune firme le perdi. Quindi se vuoi arrivare a 500.000 significa che ne devi raccogliere 600.000-700.000 per essere tranquillo. Domanda subita, ma tutti i senatori che mandano a casa dove vanno a finire? A casa? Chi decide chi deve andare a casa? In teoria decadono tutti. Sì, perché i nuovi senatori saranno consiglieri regionali e sindaci. Gli unici che ci teniamo, fino a che rimangono con noi su questo pianeta, i senatori a vita che ci sono adesso, perché essendo a vita, finché durano e noi abbiamo una lunga vita. Ho letto che non sono più senatori a vita, fanno il mandato di nuovi. Allora, i 5 senatori di nomina del Presidente della Repubblica non sono senatori a vita, durano in carica 7 anni, così come il Presidente della Repubblica. Ma i senatori a vita, quelli che abbiamo adesso,
quelli non hanno. Quelli ce li teniamo, perché sono la vita. Non puoi fare una norma retroattiva e dire a Napolitano non sei più senatore a vita. Loro sono a vita. E quindi finché ci sono, finché stanno con noi. Vabbè, ma Napolitano ha 106 anni, non vuoi. Non è una miglia. Quella è interessante, secondo me quella sparisce. Quella dovrebbe sparire. Sparisce? Sì. Però il primo senato no, per forza di cose non sarà di 100, sarà di quanti sono adesso i senatori? 25, 6? Ciampi è morto, c'è Napolitano, è più c'è Rubbia, ci sono adesso morti. Rubbia, Renzo Piano. Renzo Piano. La dottoressa Cattaneo, la scienziata Cattaneo, Monti, abbiamo detto. Monti. Cattaneo è giovane. Cattaneo è giovane, eh. Sì. Posso fare una considerazione, visto che penso che la serata ormai stia volgendo verso il termine. Io spero vivamente che vinca il no. Penso che qui la maggior parte di noi sia per il no. Anzi, lo spero. Ho fatto il sondaggio prima. Sì, va bene, però molte volte è abbastanza difficile. Spero che vinca no, perché come l'altra sera sono andato a vedere una di queste serate proposte da Libera, mi sono trovato davanti un parlamentare del PD che, forte delle sue convinzioni di un'Europa più forte, di un'Italia meno forte, per questo motivo voterà no, perché proprio perderemo la sovranità più assoluta. Ma detto questo, io spero che se passasse il no, non si portasse avanti la considerazione di aprire un tavolo di trattativa col governo attuale perché è anticostituzionale, l'hanno espresso in qualsiasi modo. Quindi io spero vivamente che il Movimento 5 Stelle, a livelli diversi, adotti una politica di sconvolgimento, cioè quella di riportarci alle elezioni, a nuove elezioni. No, la richiesta è quella, richiesta ci deve essere. Nel senso che allora, forza fare una legge per andare a votare. La richiesta ci sarà. Nel senso che sarebbe sbagliato, perché lui voleva questo, è sbagliato trasformare questo referendum in un referendum su Renzi, non deve esserlo. No, sul governo. No, aspetta, sì, ma il governo oggi è il governo Renzi. Non è uno slogan sulla figura di Renzi in se stessa o sulla figura di Renzi come Presidente del Consiglio, perché, lo ripeto, ci sono talmente tante ragioni di merito per dire no che possiamo tralasciare, no? Di dire che diciamo no perché la proposta Renzi, perché altrimenti diventa un referendum su di lui. E oltre ad essere eversivo, perché secondo me un Presidente del Consiglio che dice questo è un referendum in realtà su di me è eversivo in quel momento, perché diventa un po' come il plebiscito da Repubblica delle Banane. Aveva iniziato così, poi ha smesso. Un po' lo dice, adesso dice tutto. Dice un po' tutte e due le cose, dice che se vince il no non è la fine del mondo e un po' dice che però ne trae conseguenze e tutto, però è ovvio che se vince il no, ad essere fortemente bocciato è il governo. È il lavoro che hanno fatto, perché non a caso la chiamiamo riforma Renzi, Boschi e Verdini, eh? Oggi il governo si regge su quello, no? E quindi è chiaro che se vince il no, bisogna chiedere le dimissioni di Renzi e conseguentemente chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, perché è sua facoltà, non è una facoltà nostra. Bisogna fare una legge per andare a votare, in ogni caso. Come? Bisogna fare una legge per andare a votare. Bisogna fare una legge per andare a votare il Senato. No. Bisogna fare una legge per andare a votare. Consultello. Bisogna perché fare. Perché quella che c'è è anticostituzionale. Ma c'è quindi questa roba qua che non è così. C'è non si può sciogliere le Camere. Cioè, secondo me devono per forza trovare un tavolo tecnico per decidere una legge con cui andare a votare. Non abbiamo oggi una legge per il Senato, perché l'Italicum, che è legge dello Stato, l'Italicum è legge dello Stato. Ok? Vale solo per la Camera, perché loro cosa hanno detto? Volendo cambiare il Senato, quindi li farlo diventare un ente di secondo livello, non hanno fatto la legge elettorale per il Senato. Ma siccome lo Stato attuale non è che noi quando votiamo
votiamo per entrambe le Camere in questo momento, quindi non ma si può andiamo, ma ti sto dicendo andiamo che dobbiamo fare una legge elettorale per il Senato e non in generale, perché per la Camera c'è andiamo con questo non vorrebbe quella uscita della oppure esatto, c'è il cosiddetto consultello con qualche correttivo che se lo vogliono approvare, che è un proporzionale con un premio di maggioranza più moderato, esatto. Sì. Ma tanto se vince il no, Renzi proverà a rimanere in sella o si faranno governi diversi, si parla di Franceschini o altri, quindi. A lui è allegato, se il governo tecnico lui non vuole sollevare. Ma quello non è il governo tecnico. Se vince no, i nostri a Roma dovranno fare ovviamente una battaglia politica che poi si vedrà. Negare il governo e dire tutti a casa serve a dare un segnale ai parlamentari, cioè che si diano da fare il più possibile per far passare sì. È solo una minaccia, ma poi non è fatto detto che lo faccia. Però oggi la legge elettorale che non c'è, che bisogna fare, è quella per il Senato. Perché per la Camera la legge elettorale purtroppo c'è ed è l'Italia comunque che non lo cambia. Ok, grazie a tutti. Grazie a voi.